Approda mercoledì pomeriggio in Consiglio Comunale, insieme al bilancio consuntivo, il nuovo pacchetto di misure fiscali del Comune di Viareggio a sostegno delle imprese colpite dalla pandemia e da un anno di restrizioni. Misure adottate dall'amministrazione tenuto conto del decreto ristori varato dal governo. Le prime agevolazioni annunciate sono sulla Tari. Interverremo sulla Tari e sposteremo le scadenze. Quindi quelle del 16 giugno, 31 agosto e 31 ottobre saranno spostate rispettivamente al 16 settembre, 16 novembre e 30 dicembre. Poi ridurremo della parte variabile della tariffa la Tari alle attività che hanno subito chiusure e hanno subito gravi perdite. Ci sarà lo sconto di 2 mensilità sulla parte variabile della tariffa. Altro intervento di peso, quello sul suolo pubblico, ovvero la COSAP, molto atteso soprattutto da bar e ristoranti per poter lavorare all'aperto durante la stagione estiva. Il canone unico che contiene la COSAP e l'imposta di pubblicità sui mercati verrà eliminata per tutto il 2021, quindi COSAP e mercati, eliminazione totale per l'anno 2021. Ci sarà, come lo scorso anno, il raddoppio del suolo pubblico in maniera gratuita, quindi ci sarà l'aumento del 100% dell'attuale suolo pubblico che i vari esercenti hanno, e questo raddoppio sarà gratuito come lo scorso anno. In più abbiamo intenzione, e stiamo studiando assieme alla Polizia Municipale e agli altri enti, la chiusura serale di alcune vie della città per permettere alle persone, diciamo così, di poter fare attività all'aperto, attività ludica, ricreativa all'aperto, e permettere alle attività che per tanto tempo sono rimaste chiuse di poter mettere i tavoli anche sui marciapiedi. La scadenza per i contributi per le concessioni slitta dal 31 agosto al 31 ottobre. Altra novità, l'imposta di soggiorno sui turisti, che viene cancellata fino al 31 ottobre. Si valuterà in seguito se lasciarla a novembre-dicembre, in base ai rimborsi agli enti locali che stabilirà il governo. Misure in arrivo anche per le famiglie: centri estivi 3-6 anni gratuiti a luglio e agosto, riduzione delle tariffe di mense e asili nido.